BCE, rivisto al ribasso il PIL in Eurozona, al più 0,8% nel 2024 e al più 1,3% nel 2025, pesano il rallentamento del settore manifatturiero e i conflitti bellici in atto. Competitività, a Bruxelles il ministro Urso chiede la revisione anticipata dei target sullo stop alla produzione di auto a diesel e benzina dal 2035, Berlino chiude il rinvio. Ricerca e sviluppo, in Italia nel 2022 spesi 27,3 miliardi, il 5% in più annuo e l'incremento più elevato nel mezzogiorno, la spesa delle imprese aumenta di 4 punti. Istat migliora la fiducia delle imprese, a settembre l'indice sale di un punto a 95,7, bene anche il sentiment dei consumatori che aumenta di oltre 2 punti a 98,3. Lavoro, nel 2023 il mismatch tra domanda e offerta è costato all'Italia 44 miliardi, pari al 2,5% del PIL nazionale, carenza di profili in ambito scientifico e tecnologico. Buonasera. Apriamo con la fotografia sull'economia europea scattata dalla BCE. Dalle ultime proiezioni degli esperti emerge una lieve revisione al ribasso delle precedenti stime, con il PIL che crescerà dello 0,8% quest'anno, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,5% nel 2026. Il processo di espansione proseguirà anche nel terzo trimestre, ma ad un ritmo lento. La Banca Centrale spiega che la minore domanda di export dell'Eurozona, dovuta all'indebolimento dell'economia mondiale o all'acuirsi delle tensioni commerciali, potrebbe impattare sull'espansione dell'area. Quanto alle imprese, la BCE evidenzia un leggero indebolimento, con i servizi che continuano a trainare la ripresa, mentre il comparto industriale e produttivo continua a mostrare segnali di debolezza. Vediamo ora invece alcuni dati che interessano il nostro paese. Secondo l'Istat, a settembre è migliorato per il secondo mese consecutivo il clima di fiducia delle imprese, salito di un punto a 95,7 grazie al buon andamento del settore terziario, con particolare riferimento ai servizi turistici e di trasporto. Positivo anche il trend del sentiment dei consumatori, balzato di oltre 2 punti a 98,3. In questo caso l'Istituto di Statistica ha rilevato un diffuso miglioramento delle opinioni, soprattutto sulla situazione personale e corrente. Ancora dati Istat e parliamo di ricerca e sviluppo. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto, in Italia sono stati spesi nel 2022 circa 27,3 miliardi nel settore, ovvero il 5% in più rispetto all'anno precedente. Una crescita diffusa a livello territoriale, con incrementi più elevati nel mezzogiorno. Per quanto riguarda le imprese, si è registrato un aumento della spesa del 4%, sostenuta soprattutto dalle grandi e medie aziende, mentre le piccole imprese hanno tagliato gli investimenti del 5,3% rispetto al 2021. E se i dati preliminari sul 2023 segnalano una battuta d'arresto della spesa delle imprese pari al meno 0,3% annuo, si prevede per il 2024 un recupero di oltre 4,5 punti. Lavoro, il mismatch tra domanda e offerta è costato all'Italia nel 2022 44 miliardi, pari al 2,5% del PIL nazionale. Le difficoltà maggiori nel reperire i profili lavorativi con le competenze richieste sono emerse in ambito scientifico e tecnologico, un dato che sottolinea l'impellente ruolo della formazione in Italia entro il 2029 a seguito della digitalizzazione, globalizzazione e innovazione tecnologica. Serviranno infatti circa 3,6 milioni di nuovi occupati, in particolare nei settori più colpiti dal mismatch, come quello turistico e manifatturiero. Andiamo a Bruxelles, dove si è tenuto oggi il Consiglio UE Competitività. Presente il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha chiesto formalmente all'Unione Europea la revisione anticipata delle regole che fissano lo stop alla produzione di auto a diesel e benzina dal 2035. Il settore è in una crisi senza precedenti, ha dichiarato Urso. Sono a rischio insediamenti industriali e posti di lavoro. Secondo la proposta avanzata dall'Italia, il target al 2035 è possibile solamente a 3 condizioni, ovvero l'istituzione di un fondo di sostegno per la filiera e per i consumatori che acquistano auto elettriche prodotte in Europa, l'adozione di un approccio che favorisca la neutralità tecnologica, che riconosca un ruolo a biofuels, e-fuels e idrogeno, e la definizione di una strategia per garantire l'autonomia UE nella produzione di batterie. Una proposta che è stata condivisa oggi da Romania, Repubblica
Ceca, Malta, Lituania e Slovacchia, ma che ha raccolto invece il parere contrario della Germania. Spostiamoci in Medio Oriente. È guerra tra Israele ed Hezbollah. L'esercito israeliano ha difatti annunciato di essere pronto a invadere il Libano. L'inferno si sta scatenando su Beirut, il paese è sull'orlo del baratro, ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, mentre Stati Uniti, Europa e paesi arabi spingono per un cessate il fuoco di 21 giorni. Tuttavia, a gelare l'ipotesi è presto sopraggiunta la smentita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha dichiarato: nessuna tregua, andremo avanti con i combattimenti. Ci spostiamo in Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti in arrivo per Kiev. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un aumento dell'assistenza all'Ucraina, pari a 8 miliardi di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a lungo raggio. Li useremo per vincere, ha dichiarato soddisfatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto dalla Russia giunge una nuova minaccia. Il presidente Putin ha annunciato i piani per modificare le norme sull'utilizzo delle armi nucleari che consentirebbero a Mosca di scatenare una risposta atomica in caso di un massiccio attacco aereo. Torniamo in Italia, importanti novità in tema di istruzione. È diventato legge il DDL Scuola, provvedimento che interviene sulla valutazione degli studenti. Vediamo con il prossimo servizio quali sono le misure contenute nel testo fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge Valditara sul voto in condotta. Il provvedimento prevede diverse novità per la scuola. Alle medie e alle superiori, se non si raggiunge il 6 in condotta, si verrà automaticamente bocciati. Alle superiori, con 6, si dovrà presentare un elaborato di educazione civica. L'ultimo anno, solo con 9 o 10 in condotta, si avrà il massimo dei crediti per l'ammissione all'esame, quindi la condotta influenzerà il voto di maturità. Tra le altre novità previste dal DDL, la riforma delle sospensioni e le multe per le aggressioni al personale scolastico. La scuola deve sapere, da una parte, valorizzare i talenti, dare entusiasmo, personalizzare l'istruzione, personalizzare la formazione, includere e quindi unire l'Italia dal punto di vista nord-sud, ma anche centro-periferia. Perché si stanno verificando dei divari molto preoccupanti fra scuole della periferia delle grandi città del nord e scuole del centro delle grandi città del nord. Deve saper quindi includere, deve saper includere i ragazzi con disabilità, deve saper includere i ragazzi che provengono da paesi stranieri. Però detto questo, la scuola deve anche responsabilizzare, educare al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici. Se invece consideriamo tutto consentito, o tutto in qualche modo scusabile, e allora veramente siamo sull'orlo dell'abisso. Ancora un passo avanti per la digitalizzazione del trasporto merci su gomma in Italia. Da oggi entra in vigore l'ECMR, la lettera di vettura elettronica, il cui obiettivo è quello di semplificare e velocizzare le spedizioni merci su strada. Con questo nuovo sistema il trasporto diventa più efficiente, sostenibile e trasparente grazie alla trasmissione elettronica dei dati, che consente di ridurre i costi e migliorare la sicurezza della filiera logistica. Veniamo al cluster Alice, fortemente impegnato nella transizione energetica. PAUI ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Assopetroli e Assoenergia. L'accordo è volto a promuovere le infrastrutture della mobilità elettrica con servizi di ricarica ultrarapida presso le stazioni di servizio. Nuovo accordo in ottica green anche tra Daimler Truck e Linde Engineering, che hanno stretto una collaborazione per lo sviluppo di camion a idrogeno liquido sotto raffreddato. Si tratta di una tecnologia che migliora autonomia ed efficienza dei mezzi pesanti per il trasporto merci su strada, consentendo di raggiungere autonomie fino a 1000 km con un singolo rifornimento della durata di 10-15 minuti. Obiettivo a lungo termine è stabilire un nuovo standard industriale per l'utilizzo del vettore energetico nell'autotrasporto.
Ancora dense intanto le nubi sul mercato italiano dei rimorchi e semirimorchi. Secondo i dati Unrae, le immatricolazioni a luglio e agosto sono calate del 3% su base tendenziale. Il 2024 si conferma un anno nero. Nei primi 8 mesi, di cui ben 7 hanno registrato dati in flessione, le vendite sono diminuite di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un segnale particolarmente negativo se si considera che lo scorso anno si è chiuso con un calo delle immatricolazioni pari al meno 7,4% sul 2022. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata.